Questo video ovviamente durerà pochissimo. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche a voi è mai successo, oppure se andate a vedere vi succede pure questa cosa. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete ben vedere dal titolo, cioè mi sto imbattendo in una cosa apparentemente incredibile. Allora, cerco qualcosa da comprare su Gearbest. Finalmente mi sono deciso di comprare un treppiede per l'action cam, sto utilizzando appunto per registrare, un cavo nuovo per il telefono perché semplicemente questo non va bene, e una è appunto una cover per proteggere l'action cam, metti che un giorno devo buttarmi in giro. Ovviamente io tutto bello tranquillo, vado qui a mettere il mio codice sconto che è dell'8%, in teoria dovrebbe scendere il prezzo, invece aumenta. Cioè, perché aumenta? Stavo vivendo un'emozione incredibile, ho detto che il mio spende 4,38 per esempio, ne spendo 4,20 per esempio. Però se noi facciamo il calcolo non dovrebbe venirmi 5 euro. Cioè, no, non va bene. Perché se conto, in teoria, dovrebbe far scendere il prezzo, non farlo aumentare. A meno che il codice non è sbagliato. Cioè, io cosa che devo fare? Cioè, ovviamente non lo uso il codice sconto. Perché mi dici enjoy 8% off dello sconto? E non c'è. Perché mi fate questi scherzi? Ma dite che aggiungi l'8% del prezzo al mio prezzo finale, ma alla fine non mi conviene. Io ero convinto di potermi comprare queste cose con lo sconto dell'8% mentre non le posso comprare. No, non va bene. Cioè, se voi sapete come risolvere questo problema, intanto mi aiutate, questo video sarà brevissimo. Sinceramente mi servono queste cose, perché sinceramente, cioè, non ho un treppiedi per come potete vedere. Non ho nemmeno un cavo decente per il telefono. Quindi, cioè, queste cose in un modo o nell'altro le andrò a comprare, quindi in un modo o nell'altro che arriveranno queste cose, però non con il prezzo di 5 euro come si può vedere qui, ma con un prezzo, cioè, direi più basso. Niente, cioè, alla fine questo video ovviamente durerà pochissimo, cioè non ho altro da dire, perché sto sconto non è uno sconto, è un aumento del prezzo. Bene, vabbè. Dai, alla fine questo video durerà pochissimo già di suo, quindi se sapete come risolvere il problema, appunto, fatemi sapere sotto nei commenti se anche a voi è mai successo, oppure se andate a vedere vi succede pure questa cosa, perché non è normale. Cioè, uno vuole comprare una cosa con lo sconto e non la può comprare, non va bene.